Sono tutte vestite così, cioè sono tutte imbapuccate. Penso che lo fanno sia per il sole che per proteggersi dai detriti. Hola! Benvenuti a Bangkok, o meglio, l'ostello in cui dormo a Bangkok. Questo video è giusto un aggiornamento per farvi vedere quello che c'è intorno e quelle che sono le prime impressioni, perché solitamente uno pensa sempre a Bangkok come wow, figo, figo. Però adesso vediamo. Allora, inizierei col farvi vedere il mio ostello in maniera veloce. Questo è il bagno, che è relativo, però è molto interessante perché lo scarico è questo. Andiamo di qua. Quello è il mio letto, con una maglia che non mi appartiene e con questo che non sapevo dove metterlo e quindi l'ho messo qua. E questo è il posto dove mi metto a lavorare, con un tavolo di una stabilità incredibile, con questi frutti che si chiamano durian, che così non sono indifferenti, ma appena li staccate hanno una puzza che ricorda quella di una fogna. Allora, uno degli aspetti che mi ha molto stupito di Bangkok è che appena arrivato mi aspettavo un casino della Madonna, bordello ovunque, ed effettivamente è così in alcune zone, ma ovviamente non in tutte, come in qualsiasi città che si rispetti. Non per niente io sono in questa stradina dove classiche infrastrutture thailandesi, però sinceramente avrei potuto registrare questo video e dire di essere in un paesino sperduto, non a Bangkok. Solo che poi passate da questo posto tipico, questi posti fatti solo esclusivamente per i turisti. Cioè, figuratevi se un thailandese si fa il cappuccino al latte. E la cosa che mi ha sconcertato di più è il fatto che questo posto qui è attaccato a questo posto qui, dove fanno i massaggi quelli speciali. Ci sono ovunque. Questi qua sono invece i famosi tuk-tuk, al quale sinceramente inizialmente, prima di venire, ho detto vabbè, non mi interessano. Però hanno un loro perché, che sono veramente allucinanti. Poi il goal è fare un video a parte. Questo è un 7-Eleven. Questo. Un'altra cosa, qui non ero pronto, è che adesso sono le 4 di pomeriggio e non c'è nessuno per strada in generale, ma tra una mezz'oretta non si capisce più niente, infatti già si sta riempiendo il supermercato e diventa impossibile comprare qualcosa al 7-Eleven. C'è una folla dentro paurosa. Sono passati, questi sono i famosi centri massaggi dove succedono cose. Questo invece è un pezzettino del fiume della città, che tutte queste cose che vedete che si muovono sono pesci giganti. Prima di mostrarvi una zona in particolare che ci tenevo per farvi capire l'essenza vera di questo posto e del motivo per il quale non mi ci trovo il mio agio. In realtà, fra tutte le cose che si possa pensare che per il quale Bangkok potrebbe essere interessante, personalmente quello che mi ha veramente distrutto l'esistenza sono stati i cantieri e le persone che ci lavorano dentro. C'è questa cosa che probabilmente la usiamo pure in Italia, però non l'ho mai vista. E questa gabbia gigantesca dove alla fine c'è il... come si chiama? Il contenitore che prende le cose. Perdonatemi, amici dell'edilizia. E non lo so, questa roba qui ha attratto molto la mia attenzione. Va bene, strumentazione a parte, quello che veramente mi ha stupito è come si vestono le persone dei cantieri e di come gestiscono l'organizzazione del cantiere esternamente. Ad esempio, c'è tutto questo crocchio qui dove vi limita un sacco, classiche barriere da cantiere. E se volete attraversare la strada, non è difficile trovarsi in una sorta di passaggio pedonale fatto apposta. Qui vediamo il signore che cerca l'oro, ok? Ma se invece, come in questo caso, c'è il cantiere, ci sono le strisce, ma passano le macchine a manetta, i semafori non funzionano e voi dovete attraversare la strada, come fate? Ci sono l'oro. Ehi! Non è bellissima questa cosa? Di qua lo dobbiamo rifare. Tipo di qua, voi attraversate di là. Cioè qua c'è proprio la squadra. Grazie. Tocca un crab. E poi se vedete sono tutte vestite così, cioè sono tutte imbapuccate. Penso che lo fanno sia per il sole che per proteggersi dai detriti dei cantieri. In quel modo lì sono anche vestiti gli operai normali. Adesso mi dovete dire se qualcuno che ha fatto un video su Bangkok vi ha mai fatto vedere sta cosa. Solo su questo canale, ovviamente. Vabbè, questa era un po' una sfumatura. Adesso ritornando un po' al discorso di prima e perché mi trovo sinceramente un po' a disagio in questo posto, per capirlo bene dobbiamo andare in un altro posto. Questa dovrebbe essere la mappa di com'era Bangkok una volta. Tutte case sull'acqua, barche ovunque, coltivazioni, risaie. Ormai si passa da Bangkok a questo che per me rappresenta un tunnel senza via d'uscita. Questi posti qua
Dire che sono posti fatti apposta per i turisti è diminutivo. Sono proprio posti dove tu entri per buttare tutti i tuoi soldi, tutti i soldi possibili e immaginabili. Poi, per chi non lo sapesse, a Bangkok l'erba è legale, cioè penso in tutta la Thailandia, e infatti c'è erba ovunque. Che se ve ne devo aggiungere un'altra, è il McDonald's. Probabilmente potreste pensare, e quindi è strano che in tutte le altre parti costa niente, cioè con voi con 2 euro, 2,50 euro mangiate e fa tutto quello che volete. Qui invece costa il triplo. E in più sono le stesse cose che ci sono in Europa. Cioè non è riadattato ai thailandesi, è riadattato agli europei. Poi continua così all'infinito. Roba dove potete comprare erba. Sono d'accordo col fatto che magari qualcuno si voglia fare le vacanze, viene qua. Però in qualche modo non ti senti preso in giro, preso per il culo. Cioè non lo percepisci che tutta sta roba è fatta apposta per prenderti più soldi possibile. Cioè cosa c'è di autentico in sta roba qui? Cioè cosa cambia fra qui e qualsiasi altro posto? Cioè mi viene da dire che la maggior parte della gente viene qui per rilassarsi, non c'è niente di male, poi per l'erba e per il sesso alla fine. Però mi dà molto l'impressione che sta roba qui rappresenta un po' la morte dell'identità delle persone a favore di un'identità puramente economica. Cioè che poi in realtà più che delle risposte ho più domande che non altro. E sono un po' confuso su questa cosa. L'unica cosa di cui sono certo è che sicuramente mi sento estremamente a disagio e non sono posti che fanno per me. Li odio, anche perché mi sembra veramente di stare in Europa. E se sono venuto in sud-est asiatico e non sono andato in giro in Europa, ci sarà un motivo, no? Ammettiamo caso voi non siete venuti qui per l'erba, non siete venuti qui per prestazioni sessuali, eccetera. Allora che ci fate in un posto così? Cioè nel senso, che vi dà in più rispetto a fare turisti in qualsiasi altra parte d'Europa, come può essere la Spagna, la Francia, la Grecia? Non voglio dire la Germania, perché magari è un po' triste, però cosa cambia? Ah, perché sono andato in Thailandia, ho fatto questo, mi hanno fatto mangiare le cose così, quello così. Però come dire, è come se non avessi vissuto veramente in un posto. Hai vissuto quello che ti hanno voluto dare in relazione al fatto che sei un turista e quindi l'hanno riadattata a te. Però allo stesso tempo mi rendo conto che è una cosa mia personale. Devo dire la verità, nei miei video ci sono alcune cose che personalmente non definirei nemmeno estreme, però mi rendo conto che vista dall'esterno, ne so, un autostop nel nulla, non sapendo dove andare, non sapendo dove dormire, può essere vista come una cosa, tra virgolette, estrema. Quindi il mio invito non è a fare le stesse cose che in qualche modo faccio, però quantomeno se venite a farvi la vacanza qui, ok, il luogo turistico, ok, la bibita, ok questo, ok quello. Però allo stesso tempo, una volta che avete vissuto questa roba qui, che magari vi è anche piaciuta, che rappresenta il comfort più totale, provate ad andare in qualche paesino, magari nemmeno da soli, in compagnia di amici, ragazze, ragazzi, quello che è, dove magari dove non ci sono turisti, dove non c'è niente, dove non è solito andare per il turismo. Penso che in qualche modo l'abbia fatto percepire nei video prima di questo, il concetto che in ogni posto in realtà c'è tutto, e quando le persone dicono, però in questo posto non c'è niente da vedere, non c'è niente da vedere, cerca. Ogni singola cosa potrebbe essere affascinante. Sintesi, se volete farvi le vacanze, ok, posti turistici, però ogni tanto provate a uscire un pochino dagli schemi. Qualcuno potrebbe dire, e se poi non mi piace e ho perso tempo, e se poi invece ti piace e sei sconvolto dal fatto che quel posto nuovo dove sei andato, dove non c'è nessuno, non ci sono turisti, non c'è tutto di coglioni, ti piace molto di più, che ne sai, non dico di rivoluzionare la vita, ma uscire un pochino dagli schemi ogni tanto.